Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi delle clip che ho fatto in due uscite a Edging delle scorse settimane. Ci tengo a precisare, come vi ho detto ieri nei social, che le clip sono precedenti, cioè le uscite che ho fatto sono precedenti al decreto contro il coronavirus. Non mi voglio soffermare molto su questo argomento perché ne è stato parlato, riparlato e comunque viene detto tutti i giorni al telegiornale, è già una cosa abbastanza, come dire, pesante, quindi non ci voglio parlare sopra. L'importante è che passa il messaggio di restare dentro casa, perché non è che sono uscito a registrare queste clip adesso, ma sono vecchie. Sempre come vi ho detto sui social, se vi fa piacere, ci terrei a fare una serie di video, ovviamente di pesca parlata, perché dato che non si può uscire, non si può andare a registrare in esterna, su qualsiasi argomento che può interessarvi. Magari mi potete scrivere nei social, commentare sotto il video, su Facebook o su Instagram, se avete qualche domanda in merito a qualche argomento, che può essere comunque le tecniche che pratico. Per quanto riguarda il mare, ovviamente posso dare qualche dritta e qualche consiglio sullo spinning, light rock fishing, light spinning, micro jigging o ledging. Mentre invece per quanto riguarda le tecniche in acqua dolce, lì diciamo che avendo pescato prevalentemente da quando ero piccolo fino adesso ho fatto varie tecniche, quindi dalla bolognese al feeder al car fishing non ci sono problemi. Quello che ovviamente anche lo spinning in acqua dolce, perché prevalentemente è quello. Però dato che magari in un periodo come questo dove siamo costretti a stare dentro casa, non possiamo uscire, la voglia di andare a pesca è tanta, possiamo alleggerire questa quarantena magari parlando di pesca, e perché no, per i nuovi che si stanno avvicinando adesso a varie tecniche posso dare qualche consiglio entro le cose che conosco ovviamente. Spero che questa idea vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. Ora vi lascio il video, buona visione. Ma non è manco piccolo, Corri, corri. Ero arrivato sotto. Sta qui. Bella seppiotta. Bella, bella. Questa è bella davvero. Questa è la mia mano, io ho le mani grandi. È una bella seppia. Altro attacco. Seppiotta. Sì. Seppia. Carina. Altra bella seppia. Sempre sulle sound, ragazzi, oggi mangiano solo sulle sound le seppie. Bella. Cambiato colore per essere più naturale e ha funzionato. Bene, mi sposto prima che l'onda mi travolge. Calamarino piccolo. Carino. Piccolo piccolo ma bello. Seppiotta. Bella. Sempre su Yamashita Sound. Una bella seppiotta. Ha fatto il bagno. Bella, carina. Coppo! Coppo, grande coppo! Cazzo! Porpo, porpo! L'ho preso, l'ho chiamato, l'ho preso!
un po' imbarazzante, però è imbarazzante, porca miseria. Carino però, dai. Eccolo. Bello, carino. Questo su Yamashita che non si vede. Yamashita sciallo. Beh, bel calamaretto, dai. Che c'è sta dietro? C'è il maschio? Maschio! Solo a te succedono ste cose! Sei piotta! Dai, corri che devo pescare! Sì, sì! Lo so! Ma che è illuminato là sotto? C'è la luce che passa dalla torcia qua. La luce che passa. Vabbè, bella se piotta, dai! Ah, ma un po' come l'ho presa. Non lo so che è, però mi ero distratto con la luce, ha mangiato. Calamaro, calamaro. No, seppiotta. Ah, bella, bella seppia. Ah, una seppia, una seppia. È una bella seppiotta. Ma una doppia seppia. Ah, no, è una, scusa. Quanto sei scemo. Ma ha sputato sulle gambe. Come dice sempre il maestro Seppiovic.